Riflessione su un tema particolarmente interessante che ha trovato una ottima premessa nell'intervento che il Presidente D'Alfonso oggi ha fatto sulle pagine del Centro. L'argomento di cui si discute è l'argomento dell'idea stessa di città. Il Presidente D'Alfonso da tempo ci ha illustrato il primo passo per questa riflessione: la città non è territorio, o non è solo territorio, non è solo densità demografica, non è solo numero di abitanti, una città è soprattutto funzioni che riesce ad offrire ai suoi cittadini e direi più in generale alla collettività, alla comunità di cui fa parte. Funzioni significa naturalmente relazioni. Le relazioni, ci ricorda il Presidente D'Alfonso, in questo momento stanno subendo un processo di modifica straordinario sia nella definizione delle funzioni sia nelle modalità con cui le relazioni ne consentono l'erogazione. E sottolinea ancora il Presidente D'Alfonso, centrando il punto, si assiste sempre più a una sorta di incoerenza tra l'assetto politico-istituzionale che è preposto al governo delle città, ai rapporti che tra le città e le altre istituzioni devono in qualche modo essere funzionali a che si possano gestire bene le proprie competenze, e quindi la riflessione di oggi che nasce da questa considerazione, ridefinizione delle funzioni, ridefinizione delle relazioni, maggiore coerenza, ricerca di una coerenza con le architetture istituzionali che devono governare la nuova prospettiva, la nuova idea di città. Oggi ne parleremo con dei relatori autorevolissimi, ad iniziare da Franco Bassanini, che fa piacere ricordarlo anzitutto come giuspubblicista, parlamentare in numerose legislature, lo ricordiamo non solo come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ma come ministro della Funzione Pubblica, per ben due volte ministro della Funzione Pubblica, è riuscito a realizzare quella che possiamo definire, mutuando dal manifesto, una vera e propria rivoluzione: passare dal rispetto delle regole al rispetto del cittadino. Le leggi Bassanini sono tutte orientate a questo principio, e se oggi abbiamo come cittadini un rapporto migliore con la pubblica amministrazione, lo dobbiamo a questa rivoluzione concettuale che si è tradotta poi in una ridefinizione di tutta la pubblica amministrazione. Mi fa piacere ricordare anche che Franco Bassanini ha presieduto il terzo Global Forum sul Reinventing Government sotto l'egida dell'ONU, e soprattutto che insieme a Giuliano Amato ha fondato ASTRID, l'Associazione per gli Studi e le Ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sull'Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni. Ha fatto parte del tavolo interistituzionale della riforma di Roma Capitale, e voglio anche con piacere condividere con tutti voi le onorificenze di Cavaliere di Gran Croce e di Cavaliere della Legion d'Onore. Io direi, per tutto ciò che Franco Bassanini ha fatto nel consentirci di recuperare un rapporto con la pubblica amministrazione, possiamo accoglierlo ringraziandolo con un applauso ancora più clamoroso. Abbiamo poi Monsignor Bruno Forte, anche qui mi fa piacere presentarlo ricordando tutte le opere, tutte le pubblicazioni di teologia e di filosofia che in qualche modo ci ha generosamente regalato. Sono pubblicazioni che ci consentono di ridefinire, nel tema che ci occupa, una prospettiva di comunità e di città, e mi fa piacere nella presentazione ricordare la sua partecipazione quale membro di numerosi consigli e commissioni pontificie, la sua attività di docente e, se posso dare una sottolineatura particolare, la sua nomina segretario speciale nel 2013
per la terza assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, e credo che un applauso anche al Monsignor Forte vada rivolto per il suo apporto nella produzione della relazione post dissertazione sui temi della famiglia. Grazie Monsignor Forte. Giuseppe De Rita, presentare Giuseppe De Rita, sociologo che in qualche modo ha definito la sociologia in Italia. Ricordiamo di Giuseppe De Rita non solo la sua partecipazione e la sua direzione alla sezione sociologica dello Svimez, ma ricordiamo poi naturalmente che è stato tra i fondatori del Censis e se ne ha assunto la direzione già nel 2007. Ha presieduto il CNEL, membro della Fondazione Italia USA, e gli è stata conferita la laurea honoris causa in scienze della comunicazione dallo IULM, e naturalmente le sue pubblicazioni ci hanno consentito anche qui di osservare nella prospettiva sociologica una società sempre più complessa. Grazie, e credo che anche il senso di vita Raffaele Bonanni lo accogliamo con piacere, un ritorno a casa dopo una vita spesa in impegni straordinari. Ricordo solo che è stato segretario generale della CISL, prima a Palermo, poi in Sicilia, dove ha contribuito alla costruzione e alla costituzione di numerose associazioni per la lotta alla mafia, e poi naturalmente segretario generale della CISL. Anche lui riceve una laurea honoris causa in economia dall'Università di Salerno, e da ultimo lo accogliamo con un applauso per quanto sta facendo come presidente della Fondazione Spaventa. E poi la collega Cristina Fornani è ordinaria di progettazione tecnologica dell'architettura. Anche qui ci ha regalato numerose pubblicazioni che ci hanno consentito di comprendere meglio il rapporto fra tecnologia e architettura. Voglio ricordare che è stata tra i primissimi ricercatori ad occuparsi delle case di terra, e nelle case di terra trovare quei principi che rendono compatibili interventi di architettura con l'ambiente, con la sostenibilità dell'ambiente. Dirige una prestigiosissima collana editoriale, Patrimonio e Progetto Sostenibile, ed è membro degli stati generali della Green Economy. Ma la voglio ricordare, lo dicevo prima di iniziare i lavori, perché Cristina Fornani è stata matricola numero uno della facoltà di architettura di Pescara e la prima laureata di architettura di Pescara. Ci fa molto piacere anche questo. Bene, ricordavo il tema, ricordando solo alcune delle motivazioni che fanno sì che i relatori che abbiamo oggi siano di tale prestigio per poterci regalare davvero un pomeriggio di riflessioni approfondite. Io direi che partiamo immediatamente con i lavori e chiederei subito a Raffaele Bonanni di introdurre il tema con la sua prima relazione. Prego Raffaele. Grazie a tutti voi e grazie al Presidente D'Alfonso, perché ha voluto questo appuntamento, che credo sia molto importante non solo per Pescara e i suoi interland, ma credo sia importante per tutto l'Abruzzo, per motivi davvero tanto evidenti. Io avevo 20 anni appena e mi ricordo, è rimasto indelebile nella mia mente, un articolo importante di un noto giornale nazionale nelle cronache abruzzesi, erano 2 pagine intere con un titolo cubitale che parlava di Teaterno. Sono passati molti anni, non dico la mia età, sono passati davvero molti anni, e si parlava di Teaterno, della fusione tra Pescara e Chieti per dare vita a un'area metropolitana, perché voi sapete che l'Abruzzo, che è una realtà importante, una realtà anche vivace sul tema culturale, anche economico e così via, ha avuto uno sviluppo anche tumultuoso e così, però non ha grandi aree metropolitane, non ha un'area metropolitana, non ha una realtà che possa autorevolmente interloquire con i poteri nazionali, con quelli europei e così via, e non può avere una realtà volano di per sé delle vicende economiche, delle vicende imprenditoriali, delle vicende culturali e via discorrendo. Ecco, venne tantissimi anni fa
io non sono riuscito a rintracciare il cronista, ho tentato anche di farlo e non ci sono riuscito, però mi ricordo che si parlava di questo aspetto, era il momento della inurbazione della fascia pescarese, era l'inizio, appena l'inizio, si spostavano la montagna, si spostavano la campagna e Pescara diventava più grande, ma diventava più grande tutta la fascia. Ecco, già allora si sentiva questa esigenza e credo che sia importante che questa sera, così solennemente, non solo perché la spinta viene dalla regione, ma anche con personalità davvero importanti che hanno lavorato su questi temi e che hanno studiato anche su questi temi, che si possa arrivare appunto a un elemento di sostegno di un disegno che noi vogliamo sperare davvero possa andare avanti, quello di fare ciò che è possibile già subito, cioè di mettere insieme Pescara, Spoltore, Montesilvano e così via, per poi procedere a un allargamento di una realtà che possa abbracciare, io credo, non meno di 400.000 abitanti, che possono configurare una nuova realtà, appunto, elemento forte di sviluppo economico, culturale e sociale. E credo che questo sia importante, e non solo per dare agli abruzzesi, e non è un fatto solo dei pescaresi o eventualmente di Chietini, è un problema che riguarda tutto l'Abruzzo, spero che in questo momento ci sia la consapevolezza, perché tutto l'Abruzzo che riuscirebbe ad avere un impulso importante da ciò. Peraltro questo è un momento molto particolare, come sapete, perché alcuni nodi stanno venendo al pettine. La spesa pubblica che addirittura aumenta, anziché diminuire nonostante le spendite più, pone dei vincoli e pone dei pesi alla vita comunitaria. Il debito che schiaccia ogni possibilità di rilancio, credo che ponga un'ipoteca al buon andamento dei servizi sociali, dei servizi all'impresa, degli investimenti per lo sviluppo e così via, e per lo stesso rinnovamento dell'impalcatura, che noi non scordiamoci, noi lo ereditiamo, l'impalcatura attuale amministrativa e istituzionale lo ereditiamo dai codici napoleonici. Poi c'è stato un affastellamento tra l'ordinamento appunto che ci deriva dal codice napoleonico, per come oggi si presenta anche la Francia, poi dagli anni 70 in poi l'importante, stavo dicendo eccessivo, non volevo dire eccessivo, volevo dire casomai disordinato, trasferimento di poteri verso i comuni, verso le regioni per la loro istituzione, ha fatto il resto. Insomma, questa realtà che abbiamo oggi non solo per gli abruzzesi è incompatibile con la potenzialità che questa realtà ha per valorizzare se stessa, è incompatibile anche con i conti economici, col debito e con la realtà attuale che abbiamo di fronte a noi. Quindi o rendiamo efficiente la macchina o risparmiamo facendo economia di scala, o altrimenti noi saremo ancora più strangolati da tasse sempre più alte che dovremo comunque abbassare e da un debito che farà il resto. Quindi è importante una mossa del genere, ha un'implicazione che riguarda due o tre filoni fondamentali per la sicurezza sociale e per la sicurezza economica, io direi anche democratica, perché lo scollamento tra istituzioni e persone è molto forte e si ha bisogno appunto di un nuovo stimolo, una nuova spinta, un qualcosa che permette alla gente di pronunciarsi e partecipare alla riconfigurazione delle proprie istituzioni, delle proprie amministrazioni e così via. Peraltro, dicevo che non solo è importante oggi arrivare dove è possibile ad aree metropolitane per raggiungere quegli obiettivi, ci sono anche altri aspetti che riguardano anche il pulviscolo dei comuni, perché noi siamo un'Italia di 10.000 comuni, un pulviscolo
sì, un'energia culturale, storica, tutto quello che volete e così via, però che vivono con attrezzature che riguardano il XIX secolo, eppure molta acqua è passata. La rivoluzione digitale ancora non ha lambito neanche, in certi casi, per esempio, lo svolgimento delle funzioni amministrative e la riconfigurazione appunto degli assetti amministrativi e istituzionali. La rivoluzione avvenuta nelle comunicazioni si spiegava nel XIX secolo, per la distanza che c'era dai capoluoghi e così via, si spiegavano gli assetti amministrativi di allora. Oggi non si spiegano più per mille ragioni, dovute appunto alla rivoluzione dei trasporti e alla rivoluzione anche del digitale. Quindi, che dicevo, oltre alle realtà metropolitane, anche le regioni, se vogliono essere un elemento di servizio e se volete anche un elemento su cui poggia la democrazia italiana, devono rafforzarsi e devono ingrandire per arrivare a un'economia di scala in grado di sostenere gli sforzi economici che dovrà sostenere di fronte a quella realtà di cui parlavo prima, che è fuori visto dei comuni che deve procedere sempre di più, per esempio, a accorparsi. Quindi questi sono temi davvero molto, molto importanti, essenziali per la sicurezza appunto futura, la nostra sicurezza. Quindi io voglio sperare che una discussione del genere possa avere più impulso, appunto, questo embrione di decisione che noi già possediamo, perché è chiaro che è importante che questo itinerario abbia la massima convinzione e la massima consapevolezza dei cittadini, perché è chiaro, lo sapete, tutto ciò che deve nascere come nuovo ha un vecchio che resiste per ragioni di potere, per ragioni di convenienza, per ragioni di abitudini e così via. Quindi è importante che cresca la consapevolezza e la coscienza delle persone. Questa discussione stasera è un innesto per dare forza agli amministratori più lungimiranti, è un innesto che deve produrre un qualcosa che è tutto, deve partire appunto attraverso questi importanti comuni che si mettono insieme e deve proseguire, deve riguardare tutta la fascia del pescarese, del Chietino, che ha ricevuto tanti apporti demografici in questo spostamento dalla campagna alla montagna nel corso dell'ultimo quarantennio e che non ha soluzione di continuità. Non è che, dicevo poc'anzi a Bassanini, non è che uno può dire, dice, vabbè, questo sta a 15 km, dice uno, no, sono tutti attaccati l'uno agli altri, non si spiega appunto i servizi comuni, i servizi alle famiglie, i servizi all'impresa non possono che avvantaggiarsi, e sarà più facile riorganizzare anche il personale per un nuovo progetto che ci vede appunto mirare alla riconfigurazione, che probabilmente è uno dei pochi elementi dello sviluppo economico e sociale del nostro Abruzzo. Quindi io spero che la discussione avvenga nel dovuto modo. Grazie. Grazie a Raffaele Bonanni. Evocato in qualche modo da Raffaele Bonanni, vorrei invitare il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, come padrone di casa, non solo per un saluto, anzi salutare insieme a lui le loro eccellenze, i prefetti che sono venuti, i comandanti delle forze dell'ordine, i rappresentanti delle forze dell'ordine, e ancora una volta a tutti quanti voi. Grazie. Grazie magnifico, buonasera a voi tutti. Desidero ringraziare il Presidente della Regione per questa occasione di confronto così stimolante, visto che abbiamo nel nostro parterre di relatori davvero delle persone di grande competenza che certamente ci daranno il loro qualificato punto di vista. Tutto questo giunge non casualmente a fagiolo in un momento in cui noi discutiamo di fusioni di comuni, ci discutiamo di Nuova Pescara.
Mi viene in mente che fondare nuove città è una cosa che affonda le radici nel lontano passato, perché, non lo so, lo faceva Alessandro Magno durante la sua corsa verso l'Asia, ma è una peculiarità dei condottieri di ieri, ma anche dei condottieri di oggi, se è vero come è vero che Bill Gates ha comprato circa, diciamo, 10.000 ettari di terreno in una zona desertificata in Arizona vicino Phoenix, dove sorgerà una città nuova, Bellomont si chiamerà, che sarà chiaramente con tutte le devolerie tecnologiche. Bill Gates ha speso appena 80 milioni di euro per comprare questi, diciamo, 10.000 sostanzialmente spiccioli per il suo patrimonio. E le città oggi, guardate che nel panorama globale, che occasioni come queste ci consentono in qualche modo di vedere più vicine, ecco, le città sostanzialmente attirano a sé il 50% della popolazione complessiva del nostro mondo, e questo è un dato destinato a crescere, come ci suggeriscono coloro i quali elaborano il futuro. Questo 50% diventerà 70% nel 2050, e allora ecco che queste megalopoli avranno, diciamo, dimensioni tali da naturalmente immaginarle come grandi snodi di energie culturali, di produttori di ricchezza, quasi più dei singoli stati. E poi le città nuove, le città sconfinate, le città vecchie. Le città, ce lo ricorda Italo Calvino, sono come i sogni, sono costituite da due cose, da paure e da desideri. Io oggi vedo che tantissimi alimentano le paure, lo fanno quasi sempre per ragioni utilitaristiche. Io naturalmente stimo e apprezzo chi alimenta i desideri e chi con il proprio impegno fa sì che essi, nella quotidiana faticosa battaglia del fare, possano divenire realtà. Grazie e buona serata di riflessione a voi tutti. Grazie al sindaco, benissimo. La citazione di Calvino ci consente di entrare ancora di più nell'argomento, e naturalmente lo ricordavo in premessa l'intervento del presidente D'Alfonso, lo inviterei subito a esploderlo in qualche modo nelle sue considerazioni per iniziare a discutere. Io oggi ho bisogno di un supplemento di attenzione, perché non mi trovo con la piena disponibilità della mia forza, almeno della mia forza fisica. Però era troppo importante l'iniziativa per sottoporla ad un rinvio, e mi ha un po' incoraggiato il fatto che questa mia difficoltà fisica mi ha visto in accomunamento con il professore Giuliano Amato, che però è stato ulteriormente aggredito alla schiena da quello che si chiama il colpo della strega. Lo riavremo Giuliano Amato, perché ci serve nella sua bravura, nella sua capacità di approfondimento, e anche per dimostrare come non è vero che questa è una società che illumina coloro i quali non hanno mai fatto esperienza, arrivando a stabilire che l'estraneità possa essere presentata come un valore. Amato è esattamente il contrario di tutto questo, mi incarica di giustificarlo rispetto alla sua assenza. Grazie a tutti i relatori, grazie a tutti quanti voi che siete qui, che mi aiutate a dire quello che voglio dire, spero con la chiarezza che ho in mente. Come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa si incrocia con una sorta di autoconvocazione che hanno fatto 110.000 adriatici in occasione del referendum consultivo tenutosi nel 2014. Lo dico agli illustri relatori che sono qui e che non hanno magari seguito il decimetro di ogni dibattito locale riguardante il valore di quella consultazione referendaria. Lo dico a Franco Bassanini, a Giuseppe De Rita, lo dico anche al teologo Bruno Forte, che è venuto qui per dare anche quel punto di vista che ci servirà. Si è tenuto nel 2014, in corrispondenza delle elezioni regionali e delle altre elezioni che si tennero, una consultazione su mobilitazione locale riguardante una domanda posta ai cittadini residenti in Pescara, Spoltore e Montesilvano
se si voleva o meno concepire e realizzare la fusione di queste tre città preesistenti ed esistenti ancora oggi, perché dopo quella consultazione l'ordinamento regionale deve dare luogo ad una legislazione regionale che le configuri fuse e capaci di dare luogo ad una città nuova. Questo è il fatto ed è l'antefatto rispetto a questa iniziativa. Perché abbiamo concepito un'iniziativa così lunga e alta? Per fare in modo che si accendesse la giusta luce sulla spinta che ci è venuta da quel referendum, che io chiamo autoconvocazione di cittadini, perché non è innocente la mia definizione di autoconvocazione di 110.000 adriatici. L'esito è stato 70-30. Io non ho guardato con interesse alla motivazione che mobilitò gli organizzatori del referendum. Allora la motivazione era: se ci fondiamo avremo più soldi dal denaro pubblico. Io non vedo questo come motivo, anche perché potrebbe anche non essere vero nei termini nei quali è stato raccontato. Il valore per me di quella straordinaria intuizione davvero democratica, se me lo permette Monsignore Bonoforte e anche Franco Bassanini e Giuseppe De Rita, mi viene in mente un'esperienza comunarda di cittadini che fanno un giro tondo attorno alle istituzioni e alla classe dirigente politica dicendo: non ce la fa più quella forma istituzionale e giuridica che dava luogo a tre città, c'è bisogno dell'altro, noi vi spintoniamo a concepire qual è il dell'altro. Quello è il valore di quella iniziativa referendaria, soprattutto per la risposta della cittadinanza. Adesso c'è da capire: se si dà luogo al seguito con la legge regionale, al di là del fatto che la legge regionale ha degli impedimenti a ingrandirla ulteriormente quest'area urbana, perché dovrebbe arrivare anche a Chieti, a toccare per esempio la città di San Giovanni Teatino, che è una specie di striscia di Gaza dal punto di vista urbano, ma la legge nazionale, come sa bene Franco Bastanini, non ci consente, con il dettato della norma regionale, di ingrandire questa città nuova scavalcando il confine provinciale. Ma la domanda con la quale mi voglio nutrire, cercando di dire quello che proverò a dire: ci si perde facendo nascere la città nuova o ci si guadagna? Questo è un tema delle società moderne: chi ci guadagna, anche in ragione di quello che ci viene detto da quell'industria culturale che è la televisione, quando ci dà luogo a quel pensiero unico dove l'unico valore è chi ci guadagna e chi ci perde. Ma accettiamo anche questa coppia tematica: chi ci guadagna da questa città nuova e chi ci perde? E poi ancora, la città della quale ci stiamo occupando, e sono depositati due testi di legge, entrambi fatti dal governo regionale, una iniziativa legislativa che dà luogo alla nuova città ed un'altra che invece dà luogo ad un fidanzamento delle città preesistenti per fare in modo che accada in un tempo ulteriore nel futuro la vera e propria fusione. Ma la domanda con la quale io mi voglio aiutare, e voglio aiutare questo dibattito, questa giornata, diciamo, di investimento culturale su una trasformazione che non si rifà tra 10 anni, una trasformazione che ci richiamerà in causa fra 60 anni, fra 80 anni probabilmente. Siamo sicuri che le città delle quali noi stiamo prendendo le misure sono le stesse delle città dell'Ottocento e del Novecento? O non è possibile sostenere che è finita quella idea di città costruita sul rapporto spazio-tempo e sulla signoria del limite e del confine? È su questo che mi ha affascinato e ci ha affascinati tutti la possibilità di avere un contributo anche dal teologo Bruno Forte. Io non riesco a non mettere in campo come la prima città, e mi aiuti il teologo Bruno Forte se posso sostenere che è ancora Ur la prima città, quando era tutto costruito sulla difesa di ciò che sta di qua rispetto a ciò che sta di là. Ma siamo sicuri che ancora ci sono i confini e che i confini, se si mantengono, fanno bene alle comunità? Io non sono un sostenitore della grandezza come bene, come valore.
Quindi non è la grandezza che fa crescere le città, e qui De Rita già una volta, 3 anni fa, ci ha dato una mano a interpretare qual è la qualità che serve ad una città quando si ripensa e si rideclina. Ancora è più grande di Pescara, anche se ha meno abitanti di Pescara. Malmö in Svezia è una città per eccellenza, e non è nata cercando gli abitanti in più, ma cercando i flussi in più, le infrastrutture in più, le opportunità in più, le prossimità in più. Allora, io non inseguo gli abitanti, io inseguo la capacità di dare retta a quella spinta rivoluzionaria di 110.000 adriatici che hanno detto in un'urna, non potendolo dire in altro luogo ad alta voce alle classi dirigenti, ripensate la maniera di esistere di questa realtà urbana che è più grande di quella ereditata dall'Ottocento e dal Novecento. Fate in modo che la spinta rivoluzionaria venga concepita e declinata, e fate in modo che si dia luogo ad un nuovo progetto riguardante anche il diritto di cittadinanza. La cittadinanza qualifica lo Stato-nazione, la cittadinanza qualifica anche la città. Noi dovremmo concepire anche una nuova cittadinanza quando si è europei, e su questo sarebbe bello riavere Amato, Bassanini, De Rita, per cercare di capire qual è l'in più della cittadinanza in una sfera internazionale. Ma in una città dove tutto si fa liquido, dove con l'intervento della digitalizzazione le lontananze sono state risolte, ma ha ancora senso stare a dividere e distinguere ciò che sta di là rispetto a ciò che sta di qua? Un abruzzese molto bravo di un piccolo paese di Montenero Domo è riuscito a fare il procuratore generale della Corte dei Conti del Regno. Giuseppe De Tomasis venne investito e incaricato circa questo ruolo da Gioacchino Murat, che voi sapete era imparentato con Napoleone. Gioacchino Murat aveva molto a cuore il Molise e una parte dell'Abruzzo, le ragioni non le precisiamo qui. Giuseppe De Tomasis e Gioacchino Murat precisavano che l'ambito territoriale ottimale di un'istituzione che si fa territorio è l'ambito che viene visionato da un soldato che va a cavallo. La provincia di Chieti è tanto grande quanto il tempo che impiega il cavallo non superando le 24 ore, perché c'era il bisogno del controllo, della misura, della guardiania, quasi da contatto fisico. Ma è concepibile il basamento di una città dentro di sé organizzata attraverso questo intervento di fisicità quando c'è la digitalizzazione e il figlio del ministro emerito della giustizia Paola Severino dice: io non faccio come la mamma, che esco e vado a comprare dove va la mamma, perché quello che a me serve me lo faccio portare a casa da Amazon, o perché mi attivo il contatto con la giusta sezione di Google e attraverso questo contatto io faccio venire a me quello che mi serve perché non ci sono più le distanze. Allora, io sono un sostenitore della fusione, ma non perché voglio più soldi dallo Stato, perché mi aspetto di incassare la rivoluzione culturale che porta con sé questa contaminazione ulteriore, questo insediamento di una classe dirigente che pensa più grande guardando più lontano, facendo in modo per esempio che lo stadio nuovo che offre sito a tutte le attività sportive non necessariamente si deve fare nei pochi metri quadrati che non abbiamo a Pescara, altrimenti non ha senso, e se si fa più in là come se fosse una decadenza. Anche il concepire dove c'è il sito della infrastruttura che serve non va più parametrato a quello che sta dentro i confini dell'ufficio anagrafe, ma dove questo è capace di funzionare di più. È così che Malmö in Svezia è passata da poco a tantissimo, solo in ragione di un ponte. Malmö è nata per un ponte, non è nata per una verticalizzazione o una orizzontalizzazione demografica, un ponte, una infrastruttura. Io allora dico a questa bellissima platea, e dico anche ai relatori lucidissimi, straordinari, se mi si dovesse chiedere qual è la cosa che più, diciamo, mi ha dato agio, gioia, soddisfazione
e nel giusto termine, come dice il sindaco emerito di Milano, potere per poter servire, quello che sto facendo mi ha dato una gioia incredibile quando ho avuto la possibilità di mettere attorno a un tavolo con me a fare domande intelligenze di questa fatta. E a queste intelligenze chiedo: ma non c'era una partita di questo tipo anche nel rapporto tra la città romana e la città greca? La città romana che si riconosceva attorno all'idea di civitas e la città greca attorno all'idea di polis, che era autosufficiente, come se si bastava dentro di sé, e la città romana invece che cercava l'altro da sé, che voleva come mettersi in cammino. Ma la storia di Pescara non è la storia di una città che si mette in cammino, che trova il punto di quadratura mettendosi in cammino, mai accettando di fotografarsi così com'era, sempre in cammino. È bellissima questa immagine della città di Roma che si riconosce come prima luce attorno, diciamo, alla luce che produce Asylum. C'è questo luogo che accoglie da protezione e da rifugio. Ecco, io penso che la città nuova che noi dobbiamo insediare, della quale città anche il nome sottoponiamolo a democrazia, troppe volte Pescara, forse troppo, valutiamo qual è il nome migliore, ma che non sia il nome quello che addirittura produce l'ultimo decimetro di paura. Vediamo che cosa deve essere il programma della fusione, che cosa deve essere la sovrintendenza affinché non ci sia una periferizzazione crescente. Facciamo in modo che dentro di sé ci sia una tale veduta di tutti i rischi per cui ciò che si fa produce davvero funzionalità e funzionamento. Concludo con una annotazione. Noi entro gennaio voteremo in Consiglio regionale la legge riguardante la nuova Pescara. Dire questo significa che se facesse la neve e ci impedisce il transito in sicurezza di qui all'Aquila o dall'Aquila a Pescara, non è il 30 di gennaio, sarà il 5 di febbraio, non succede nulla. La linea del rispetto dell'impegno c'è pienamente. Noi da oggi ad allora, ma anche dopo, vogliamo produrre il massimo di accortezza, sapendo che stiamo lavorando sull'ordinamento di una comunità che si ritrova a riorganizzarsi. Le idee, quelle verranno tutte accolte e lavorate. Per esempio le idee dell'altro giorno dei sindaci emeriti delle tre città, le idee degli imprenditori, le idee dei dirigenti scolastici, le idee delle persone che sono abituate a trattare come questioni proprie le questioni degli altri. Ed è l'uomo nuovo quello che la pensa così, quello che concepisce come questione sua le questioni di tutti. E qui è un tempo nel quale noi ci dobbiamo fare carico di questioni talmente importanti che dureranno per tanti decenni. Noi abbiamo visto nascere Pescara nel 27, fra poco festeggeremo significativamente il più importante dei compleanni. Io spero che ci sia ancora Marco Alessandrini in un ruolo importantissimo per aiutare anche questo festeggiamento, perché la festa cristiana è la festa che dice bene e sorridendo, ma è la festa anche che reincarica al futuro il lavoro. Bene, noi per quella data noi dobbiamo sapere che abbiamo fatto bene i compiti a casa, per la data che ci consegnerà i 100 anni. Bene, per quanto riguarda i 100 anni noi dobbiamo essere sicuri che ciò che è partito è molto di più di ciò che era cominciato, ciò che è ripartito è molto di più di quello che noi abbiamo trovato. Ringrazio molto coloro i quali poi arricchiranno questo dibattito. Noi da questo dibattito vogliamo riempire lo zaino per non sbagliare quando legifereremo. Il titolo è una scommessa di ambizione. Città nuove sconfinate, nel senso che vogliamo riconcepirlo il confine, sapendo che queste sono rivoluzioni che ci sono state presentate sul tavolo da cittadini autoconvocati davvero. In passato, nel Novecento, avrebbero scelto i canali normali della democrazia, i partiti, i sindacati, probabilmente anche le espressioni della comunità, di quelle che in Germania si chiamano la Gemeinschaft, cioè dei vincoli tra coloro i quali hanno un progetto in comune. Oggi questo è scomparso, per cui i cittadini hanno detto: entriamo nei gangli della vita istituzionale e vi diciamo che per noi questa è una priorità. Con questo spirito, da Presidente della Regione,
ho depositato due progetti di legge, uno adottato ed è in lavorazione stringente, e poi abbiamo concepito anche questo convegno. Buon lavoro e grazie ancora ai relatori. Grazie Presidente D'Alfonso, ci ha adesso con la massima chiarezza possibile il contenuto dell'operazione che ci si accinge a fare. Uno stato di crescita, credo che lo si possa definire tecnicamente, ovviamente uno stato di crescita qualitativa prima ancora che quantitativa. In questo stato di crescita dobbiamo ridefinire i contorni della comunità. Io credo che definire questi contorni, i principi con cui costruire la comunità e ridefinire i confini, su questo ci possa aiutare molto la relazione di Monsignor Bruno Forte. Lo invito a prendere la parola. Ma io ringrazio tutti voi, ringrazio il Presidente che mi ha invitato per questa riflessione che, dico subito, presento non tanto in quanto arcivescovo di Chieti Vasto, quanto in una sorta di avatar, di reincarnazione del mio passato di professore di teologia e di teologo, chiamato, forse anche per le tante cose che ho scritto, a intervenire sui temi più diversi della nostra vita comune. Ho aperto congressi di psichiatria, tanto per dire una cosa, della Società Italiana di Psichiatria, mi trovo a parlare oggi con voi dell'idea di città, ma questo perché alla teologia si chiede non semplicemente di approfondire specificamente il soggetto, ma di contribuire alla dignità dell'umano in tutte le sue possibilità. E io parto esattamente da una memoria dell'originario, e cioè dove nasce la città e come si sviluppa nella sua origine. La Bibbia ci dà una singolare risposta. La città nasce nel libro della Genesi, quando Caino, dopo aver ucciso il fratello Abele, decide di fondare una città e di fondarla come luogo della difesa, della protezione, dell'identità che deve essere perpetuata ai propri figli. E dà al suo primogenito il nome di Enoch. In ebraico c'è una festa, nel mondo ebraico, Hanukkah, la festa dell'inizio. Enoch dice l'inizio, l'originario, ma è esattamente l'originario della città. Che cos'è dunque la città nella sua prima origine, secondo il racconto biblico? La città è il luogo in cui custodire l'identità e la memoria che i figli perpetueranno nel tempo. Essa nasce da un movimento centripeto, da un'esperienza di stabilità, dove la rassicurazione rispetto agli altri si coniuga all'affermazione di sé e della propria discendenza. Il culmine di questo processo identitario si ha nella Tower City, che gli abitanti di Babele, secondo Genesi 11, vogliono realizzare tra la terra e il cielo per enfatizzare la loro identità contro l'altro, divino o umano che sia. Ma è proprio a questo punto, ecco perché Genesi 11, la storia della torre di Babele, è un punto chiave nella elaborazione dell'idea di città. È a questo punto che la confusione delle lingue segna la fine di questo movimento centripeto e dà inizio al movimento centrifugo, che poi si esprimerà in una pluralità di tensioni nella storia. Babele diventa la metafora della crisi della città, che culmina esattamente in questa epoca postmoderna. Scrive Stefano Levi della Torre, che ha dedicato pagine molto significative, perché nel suo insegnamento a Milano, nei suoi scritti appunto, all'idea di città. Nata come antitesi al nomadismo, la città è stata essa stessa attraversata da ogni sorta di mobilità fisica, sociale, telematica,
La transumanza stilistica del postmoderno ne è un'espressione formale, balbettio del nomadismo urbano e della sua memoria frantumata. Dunque, nata come difesa dell'identità, la città diventa una sorta di città nomade. Ma l'idea che io vorrei brevemente sviluppare, proprio nella linea di questo passaggio, la traggo da un grande pensatore del Novecento, Walter Benjamin, e da uno scritto da cui credo tutti avremmo da imparare molto. Uno scritto che si intitola Neapel e la bellissima riflessione che Benjamin scrive dopo aver visitato ed essersi innamorato di Napoli. Sapete come definisce questa città? La definisce la città porosa. L'architettura in questa città è porosa quanto questa pietra. Edifici e azioni si trasformano gli uni negli altri, in cortili, arcate, scalinate. Dappertutto si conserva lo spazio vitale capace di ospitare nuove impreviste costellazioni. Si evita ciò che è definitivo, formato, nessuna situazione appare come essa è, pensata per sempre, nessuna forma dichiara il suo così e non diversamente. In quanto napoletano, nella mia origine, posso dire che questa descrizione di Benjamin è straordinariamente significativa, soprattutto per alcuni quartieri, anche della Napoli attuale. Ma a me sembra che la sua definizione di città porosa sia estremamente efficace per definire appunto una città che tutto assorbe, trasforma, unisce i diversi e li traspone l'uno nell'altro senza che ciascuno perda la sua identità. Ed è per questo che io approfondisco l'idea della porosità della città lungo le tre direttrici in cui questa mutua compenetrazione, che non dissolve l'identità ma le riafferma ad un livello di più grande ricchezza, perché appunto fecondato dall'apporto degli altri, viene a situarsi. Il primo flusso che caratterizza la città porosa è quello dalla persona alla comunità e all'ambiente. L'uomo, che un grande pensatore del Novecento, Karl Rahner, definisce l'essere per la trascendenza, cioè l'essere che si realizza soltanto uscendo da sé verso l'alto, l'uomo esige dalla città che essa non sia soltanto la città caserma, come Benjamin, in contrapposizione a Napoli, definisce Berlino, ma che sia la città porosa, in cui appunto la persona, lungi dall'essere prigioniera di sé, chiusa nell'incomunicabilità delle reciproche esclusioni, è divenuta perciò folla di solitudini, somma di ghetti, divenga la città in cui crescano dei rapporti veri, coniugati tanto all'apertura verso orizzonti più vasti quanto alla felicità di ciascuno e di tutti. Allora la domanda diventa: come mettere al centro della città la persona, la sua dignità, i suoi bisogni, soprattutto quando si tratta del più debole e del meno considerato? Come stabilire una relazione armoniosa fra persona e ambiente in un contesto che sia anche ecologicamente sostenibile? Ebbene, il deterioramento dell'ambiente in un contesto di relazioni interpersonali e mentali fa emergere l'urgenza di una priorità etica alla quale ispirare ogni azione in vista dello sviluppo di una città sostenibile, il recupero del primato della persona attraverso il primato anche delle relazioni solidali. È il principio solidarietà, secondo cui i diritti dell'essere umano, chiunque sia, tanto più se debole e sfruttato, sono i bisogni fondamentali connessi alla sua dignità di persona. Alla base di questo principio c'è l'idea che l'altro non è una minaccia, ma un appello, non è un impoverimento, ma un dono, e che è tale non nonostante, ma proprio a partire dalla sua alterità, anche essa può turbare e inquietare.
L'altro che viene a noi e domanda ospitalità ci fa scoprire che cosa sia veramente appartenenza e radice. E l'immigrato, lo sradicato, il senza fissa dimora, che chiede attenzione e rispetto col fatto stesso di esserci. Gli occhi della fede è l'altro che in altri domanda amore. Ogni volta che avete fatto queste cose, uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Nell'altro che chiama si affaccia l'altro ultimo e nascosto, finché l'altro sarà per me soltanto uno straniero morale, la città come luogo della convivenza sarà un'insopportabile somma di solitudini, di prigioni, dove ciascuno resterà chiuso nella propria solitudine. Permettetemi un inciso, la riflessione sullo ius soli non riguarda soltanto l'immigrato, ma riguarda noi stessi, la nostra identità, dove si perde una capacità di accoglienza dignitosa dell'altro, si perde anche il senso della propria radice, della propria dignità. Una città sostenibile sarà una città di persone libere, creative, solidali, nel reciproco relazionarsi, porosa perché caratterizzata da apertura ed accoglienza, fondate sul riconoscimento della dignità di ogni essere umano e delle sue potenzialità per il bene di tutti. Ecco dunque il primo flusso creativo della città porosa, quello che va esattamente dalla persona alla comunità e all'ambiente. Il secondo flusso è quello che passa dalla comunità alla istituzione e alla mediazione politica. La relazione fra persone solidali si esprime nelle forme della cosiddetta società civile, l'insieme delle aggregazioni fondate sulla comunanza di etos e di servizi, che, badate bene, non si identificano né con la rappresentanza politica né con i ruoli istituzionali, anche se devono correlarsi ad essi in modo continuo. Dove questo rapporto si inceppa, dove la burocratizzazione delle istituzioni avanza e la politica si converte in maschera, vuota di contenuti realmente legati al bene della gente, o si deteriora fino al delirio di onnipotenza di protagonisti che si misurano solo sulle proprie ambizioni e vantaggi del potere, non si risponde alla domanda che la città porosa pone riguardo al rapporto comunità-istituzioni-persone. E cioè, come può la città favorire l'esprimersi della società civile, la sua integrazione feconda con la mediazione istituzionale e politica? Come può il government coniugarsi alla governance, l'esercizio del potere, all'aggregazione di consenso e di partecipazione che siano vantaggiose realmente per il bene di tutti? E come possono le istituzioni e la politica promuovere il protagonismo dei cittadini nella crescita della qualità della vita per tutti, soprattutto dei più deboli? Ecco che qui emerge un secondo criterio etico accanto al principio solidarietà, un criterio indispensabile se si vuole impedire il deterioramento della relazione tra società civile e mediazione politico-istituzionale, il principio responsabilità, secondo cui ciascuno deve sentirsi ed essere partecipe della costruzione del bene comune, responsabile nella realizzazione di cammini di servizio agli altri che implicano crescita e conquista quanto sacrificio e impegno. Il principio responsabilità è espresso per sua natura nella corresponsabilità del vivere insieme. Una città sostenibile è una città di corresponsabili a tutti i livelli, dai singoli alle libere aggregazioni, dalle istituzioni a chi fa esercizio della politica e del potere decisionale. In questo senso, negli anni dell'Italia repubblicana, il nostro paese è certamente cresciuto, ma quanto c'è ancora da fare perché la partecipazione non resti una parola vuota? La città porosa si profila qui come quella che unisce cittadini, forme di aggregazione, istituzioni sociali e politiche, nel segno di una responsabilità condivisa da tutti, per il bene di tutti, sia pure a vario titolo. E permettete che faccia mio un giudizio di Gian Valerio Lombardi, espresso alcuni anni fa, ma mi sembra assolutamente attuale. Nel nostro paese, egli scrive,
sembrano diventare sempre più numerosi i poteri senza responsabilità e le responsabilità senza poteri. Se non si ricompone armonicamente un nuovo e giusto equilibrio fra potere e responsabilità, fra autonomia e legalità, sarà difficile assicurare un reale progresso nella vita civile e istituzionale. Questo appello al principio responsabilità tocca la vita di tutti e specialmente di chi ha responsabilità politica e amministrativa in maniera profonda, coinvolgente, con linguaggio evangelico tale da essere sotto lo sguardo del giudizio di Dio. Ultimo flusso, quello fra localismo e universalismo. È il flusso che nell'epoca della globalizzazione ha trasformato l'intero pianeta in un unico global village, villaggio globale, unificato dalle reti telematiche, dai sistemi di informazione di massa, dalla interdipendenza economica e politica, ahimè spesso espressa in forma di dipendenza dei più deboli dai più forti. Pensare alla città in questo orizzonte significa evitare ogni falsa assolutizzazione del locale. Tutti siamo tentati dalla tentazione identitaria, affermare noi stessi la nostra identità. Ma bisogna anche farsi carico di domande come le seguenti: come può inserirsi efficacemente una città porosa in un sistema ecologicamente responsabile per la crescita della qualità della vita dell'intero pianeta? Vedete in questi giorni la questione dei rifiuti di Roma. Come essa interviene nel sistema economico, produttivo e di consumo del villaggio globale? Oltre il fallimento della città programmata ideologicamente, la città caserma, si va inesorabilmente verso la città frantumata, la città cibernetica, la città virtuale, o c'è spazio per una città a dimensioni ecoregionali, attiva nell'interscambio col sistema totale? E in questa prospettiva, come può la città conservare la propria identità legata alla sua memoria storica e capace di arricchire altri con l'originalità che le appartiene? Qui si profila un terzo valore etico, un terzo principio, il principio sussidiarietà. Ciò che può essere fatto e promosso a livello locale non deve essere demandato altrove. I processi di globalizzazione devono essere attenti a valorizzare la partecipazione dal basso e non solo l'intervento dall'alto. Io ricordo quando ho tenuto un piccolo corso di riflessione ai vescovi dell'Inghilterra e del Galles, cioè protagonisti col loro popolo della vita di questo paese così intrigante e importante per il villaggio globale e non solo per l'Europa. Il termine che veniva fuori più spesso era Grocal, il bisogno di questa coniugazione. Perché la perdita di identità delle culture locali è un pericolo per tutti. Il villaggio globale ha bisogno di città porose, tali da mettere in rete le proprie ricchezze economiche, culturali e spirituali e da beneficiare della comunicazione totale che ha porti loro i servizi e le risorse di cui mancano. Pensiamo al nostro Abruzzo e comprendiamo come queste parole mordano la realtà. Una città che sia veramente porosa eviterà tanto l'isolamento quanto la perdita di identità nella massificazione generale e parteciperà attivamente, secondo il principio della sussidiarietà, alla vita del grande villaggio del mondo. Fra globale e locale, la città porosa dovrà tendere ad essere sempre più decisamente global, tale cioè da vivere nella continua commistione di universalismo, quindi apertura all'altro, e di fedeltà alle identità locali. Comprendete quanto questo discorso sia importante per ciò che è stato detto a proposito dell'Abruzzo costiero, ma anche dell'Abruzzo che guardi alle due realtà di Chieti e Pescara. Non si tratta di far perdere identità importanti, specifiche, irriducibili, si tratta di metterle in comunicazione, di renderle reciprocamente porose. Tensione tutt'altro che facile da sostenere, che esige perciò una grande riflessione e preparazione, e tuttavia necessaria per non cadere in chiusure asfittiche o in massificazioni indifferenziate. Arrivo alla mia conclusione. I tre flussi descritti sono carichi di potenzialità opposte.
negative e positive. Qui permettetemi di rifarmi a un pensatore antico di secoli, ma di una singolare attualità. È Agostino, che guardando le due città, la Civitas Dei e la Civitas Vanitatis, le vede perplexa et permixta. Occorre uno sforzo sinergico per realizzare la città sostenibile, la città porosa, in cui ciascuna componente personale, collettiva, pubblica e privata cooperi al servizio dello sviluppo di tutti. Una città felicemente porosa è quella che ci presenta il libro dell'Apocalisse. Sono partito dalla Genesi, li porto alla conclusione. La Gerusalemme celeste, che coniuga l'identità all'apertura e all'accoglienza dell'altro, con una bellissima formula di Franz Rosenzweig, è una errante radice, cioè una città attraversata dai flussi della comunicazione più ampia e tuttavia capace di essere compatta e ricca della luce che splende dal suo centro e cuore. Leggete in Apocalisse 21 la straordinaria descrizione della città celeste. Verso questa città felicemente porosa dovrà muovere l'impegno di tutti, non in forza di progetti ideologici che impongano alla realtà presunzioni ideali, ma attraverso un passaggio continuo dalle idee possibili alle migliori pratiche, ispirate ai principi etici descritti e messe in opera col concorso di tutti. Questa è una delle ragioni per cui ho accettato di partecipare a questo incontro. E cioè, a cominciare da quello dei cittadini, specialmente i più deboli, i più cari agli occhi di Dio, perché anche se spesso dimenticati nel libro dei conti della terra, sono scritti nel libro della vita dell'agnello. I poveri hanno diritto alla bellezza e alla felicità. Questa è una convinzione profonda che ispira la mia vita, il mio pensiero e il mio servizio ai uomini e alle donne del nostro tempo. I poveri hanno diritto alla bellezza e alla felicità, e sono impegno per tutelare e soddisfare un tale diritto vanno misurate le scelte e le azioni dei responsabili della cosa pubblica. Una politica dove il particolare proprio della propria parte è anteposto alla ricerca del bene comune va considerata come una degenerazione degli effetti devastanti. Perché la città porosa sia anche una città felice, occorreranno uomini e donne nella politica e nelle istituzioni capaci di ispirarsi in ogni orientamento ai tre principi indicati della solidarietà, della responsabilità e della sussidiarietà. Quei tre principi la cui comune ispirazione può essere espressa nel rispetto e nell'accoglienza dell'altro. La riflessione sullo sviluppo sostenibile delle nostre convivenze umane si apre così su un orizzonte all'apparenza umile, eppure il solo capace di fondare relazioni vere e liberanti per tutti, quello del mandato nuovo, del comandamento nuovo di Gesù, amatevi gli uni gli altri, anche per la città porosa, perché sia città felice, e la norma fondamentale del Vangelo, la regola a cui ispirarsi, la sorgente da cui trarre motivazione, la via della rivoluzione necessaria, la meta verso cui tendere. Grazie. Grazie Monsignor Forte, ci ha offerto una straordinaria prospettiva con cui osservare e su cui riflettere per ridefinire il concetto di città-comunità. Un attento osservatore della realtà, Giuseppe Verita, potrà offrirci una prospettiva anche in questo caso di osservazione di ciò che delle dinamiche che stanno conducendo a questa ridefinizione. Vi invito a prendere la parola. Allora, con le gambe che non mi sostengono molto, per un'artrosi d'anca e a mani nude senza testo davanti. Per una ragione molto semplice, non perché sia il solito che si inventa la relazione mentre arriva in macchina, ma perché io ho sempre sostenuto che sugli argomenti che vado a trattare serve anche il tipo di esperienza che si ha avuto.
Luciano D'Alfonso sa che io vivo questa regione da moltissimi anni. La mia prima ricerca di campo l'ho fatta a Guardia Grande nel 1956, quindi già mi dà l'idea di quanti anni possa avere in questo periodo. E a me sembra giusto che rispetto a una meravigliosa relazione a quella di Don Bruno Forte ci sia anche un tentativo di atterrare sulle cose nostre, sulle cose italiane, sulle cose anche del Mezzogiorno d'Italia, dell'Italia centrale. Perché? Perché atterrare significa capire perché oggi una dimensione di cultura di nuove città o di città più grandi va vista in una dimensione temporale lunga. Certamente ha ragione Don Bruno a dire partiamo da Caino perché lì è nata la città, però arriviamo anche alla città porosa che è stata Berlino negli anni 30 e 40, così porosa da avere i più grandi geni del mondo, pensate sul piano teologico Bonhoeffer, sul piano musicale Furtwängler, però alla fine quella città porosa è esplosa, è diventata nazista, è stata bombardata, distrutta, totalmente da ricostruire. È la storia che fa la storia, non sono le nostre idee. E quindi il problema di che cosa significa fare oggi una nuova città più grande dipende dal fatto di come in questa società italiana è cresciuta l'idea o può crescere l'idea di una città più grande. Noi non abbiamo una storia di grandi città. L'Italia non ha mai avuto grandi città, forse la Roma antica che aveva 1 milione di abitanti probabilmente era un mostro di organizzazione sociale urbana, però noi non l'abbiamo mai avuto. Noi siamo una società dei comuni, una società delle signorie, una società dei piccoli statarelli prerinascimentali. La grande città non ci compete. Non ci compete fino al momento in cui abbiamo fatto l'unità nazionale. E l'unità nazionale esigeva la città. Esigeva la città perché tutte le nazioni hanno una realtà urbana capitale. Lo hanno anche noi, la nostra Londra, la nostra Parigi, la nostra Vienna, per dare l'idea delle grandi città di Europa. E noi non ce l'avevamo. Non ce l'avevamo perché Torino era una città tutto sommato provinciale, Firenze era ancora troppo piccola per farne una capitale, Roma, non ne parliamo. Roma del 1830-40, gli anni in cui Belli scriveva i suoi sonetti, non arrivava a 130.000 abitanti. Che capitale potevi farci? E la stessa Roma in cui sono nato io, cioè negli anni 30, era una città di 730.000 abitanti rispetto ai già 7-8 milioni di abitanti che avevano Londra, in parte Parigi, New York, la città del Messico. Noi abbiamo avuto sempre questo bisogno interno, noi italiani, di avere una grande città e di fronte a tutto quello che avevamo di tentare di accorpare, di creare una dimensione urbana. Cambia anche oggi. Arriva il Presidente della Regione e dice qui c'è da fare una città più vasta, una città più grande. Ed è una dimensione giustissima perché fa parte di questa ansia di avere una dimensione urbana capace di padroneggiare le cose. Che sia porosa o non porosa, che sia con i grandi boulevard, sia con le isole pedonali intorno al Colosseo, questo interessa poco. Abbiamo bisogno di una città, di città. Cosa è successo? Questo tipo di bisogno ha avuto la sua espressione più forte negli anni 50-60 in Italia. Negli anni 50-60 esplode Roma,
nello spazio di 20 anni triplica i suoi abitanti, esplode il rapporto fra Milano e Torino, Torino che diventava sempre più grande, Milano che diventava sempre più grande, quindi tentiamo la mito, la Milano-Torino, facciamo qualche cosa di sempre più. Quella cultura della fusione, che in quel periodo diventava essenziale per esempio per la politica industriale, dobbiamo fare fusioni, pensate nel 67 la maledetta fusione fra Montecatini ed Edison, però diventava il culmine di una cultura del grande, e questo noi l'abbiamo coltivato nella industria con le fusioni, nelle abitazioni, nelle città con l'idea della grande città. Coscienza collettiva vorrebbe che quel tipo di spinta alla grande città come alla grande impresa è stata sconfitta. L'abbiamo sconfitta noi, forse, non lo so. C'è ancora un grande giornalista italiano, Eugenio Scalfari, quando parla di me dice: Derrida è una brava persona, ma purtroppo non gli possiamo perdonare di aver scoperto che il piccolo è bello, come se fosse una condanna a morte l'idea che ero un sostenitore del piccolo. Ma l'idea è che è stata quella, che dagli anni 60, in parte negli anni 80, 70 e ancora più negli anni 80, nella crescita e anche nei giorni della crisi, noi siamo diventati un paese del piccolo. Siamo diventati un paese piccolo fino al soggetto più piccolo che c'è, cioè il soggetto individuale. Siamo diventati un paese del soggetto, del soggettivismo, del narcisismo individuale, dell'egoismo individuale. Siamo diventati un paese che proclama l'identità fondamentale nella molecola fondamentale. E questo ha avuto un suo effetto. Non è che tu hai un processo storico che porta alla valutazione del soggetto imprenditoriale, del soggetto capofamiglia, del soggetto giovane, del soggetto anziano, del soggetto di ogni tipo, e poi invece l'organizzazione deve essere un'organizzazione sociale, complessiva, collettiva, solidale. No, la società ti diventa lì nelle mani. Parliamo sempre di società limita citando Bauman, ma Bauman non fa altro che dar l'idea che questa società fatta di singoli, di soggetti singoli, è in fondo è limita, perché è fatta di molecole che nascono ognuno per proprio conto. Metterle insieme diventa una fatica di Sisifo, diventa una difficoltà culturale prima ancora che politica prima ancora che amministrativa, fortissima. Per cui noi abbiamo avuto un periodo in cui dal 60 in poi, dal 65 in poi, abbiamo abbandonato la grande impresa, la grande dimensione impresa, la grande dimensione di città, perché poi queste città non ci piacciono più di tanto, tant'è vero Torino ha diminuito del 25% la sua popolazione, Roma si è fermata, se non ci fossero gli immigrati non crescerebbe neppure. Abbiamo diminuito l'istinto al grande e abbiamo coltivato l'istinto al piccolo. L'istinto al piccolo per le realtà imprenditoriali di soggetti economici diventa la piccola impresa, per carità, diventa il piccolo imprenditore, diventa la piccola bottega, diventa il piccolo artigiano, diventa il piccolo contadino ormai. E sul piano della struttura della convivenza che cos'è? L'istinto del piccolo è il borgo, il piccolo paese, dove ci si illude a mantenere la propria identità tradizionale, la propria storia, dove ci si illude, forse anche vero, di poter gestire una convivenza, una cordialità, una solidarietà
spontanea e che però resta comunque un piccolo nucleo di borgo attraversato da... Poi da Mario Luzzi un giorno, presentando un rapporto Censis in cui noi parlavamo di questa Italia borghigiana, disse: l'Italia, l'italiano non è voluto diventare borghese, non è voluto passare da ceto medio a borghese, da operaio a borghese, è passato, ha voluto essere borghigiano. Che è una deresponsabilizzazione, vedete, perché se uno passa da fare il ceto medio a fare l'operaio diventa borghese, si sente responsabile, si sente una classe responsabile. Se diventa borghigiano, diventa uno che vive al meglio. Questo è il punto su cui siamo oggi. Noi abbiamo avuto un ciclo storico, quello che era arrivato dal Risorgimento fino al 1960-70, che portava fatalmente alla grande dimensione. Se ci fosse oggi quel ciclo, il discorso di oggi pomeriggio della regione con coordinamento, i tre comuni in una città più grande, addirittura passerebbe con gli applausi, perché il clima era quello che sarebbe stato. In un clima invece in cui tutto va nella direzione opposta, va nella direzione non del grande ma del piccolo, non della grande impresa ma della piccola impresa, non del grande, della grande città ma del borgo, non della grande vita urbana ma della vita borghigiana vissuta quotidianamente, ragazzi, rimontare l'idea di una grande città non è facile. E il fatto di averla fatta questa idea, è il presidente per carità, ma è anche la responsabilità, una volta messa in cantiere bisogna andare in fondo, perché bisogna sperimentare la sfida che si fa. Non è una sfida puramente amministrativa, sono 8.000 persone di là, 5.000 di là, 200.000 di là, li mettiamo insieme e ne facciamo una città. È una sfida, non dico antistorica, ma va che contro il ciclo sociale degli ultimi 180 anni, va verso una dimensione che è probabilmente vera, probabilmente giusta, ma che non ha la cultura, l'opinione. Soltanto qualche giornalista in convoglia di razionalizzazione e di minor costi, alla Stella o alla Rizzo potrebbe dire: ma facciamola, risparmieremo qualche sindaco e qualche direttore di dipartimento. Ma non è lì che sta il problema. Il problema è la qualità della struttura urbana che si vuole creare. Perché se tu crei soltanto una dimensione grande, anche fosse porosa, anche fosse, perché alla fine è porosa una città, perché sostanzialmente soltanto le linee, i buchi, i fori d'ingresso sono tanti, quindi la porosità, ma non c'è il filtro della porosità. La spugna che è porosa, ma la strizzi e butti via il liquido cattivo, ma la porosità di Berlino degli anni 40 non l'ha strizzata nessuno, qualche migliaio di tonnellate di bombe, ma non possiamo pensare di voler quell'intestino. Quello che abbiamo è questa idea che nel momento in cui si fa una realtà di dimensione diversa, più grande che nel passato, bisogna avere una funzione e una cultura di quella dimensione. Faccio lo stesso esempio che si faceva nel 67 nel litigio tra noi Censis e quelli della fusione Montecatini Edison. Oggi certamente il piccolo imprenditore in Italia cerca di diventare medio grande,
perché tutta la struttura del suo mercato è medio grande, deve esportare in Cina, deve investire in Bolivia, deve combattere con i tedeschi, deve avere qualche possibilità di penetrare in Russia, deve elaborare tecnologie ogni giorno più vaste, deve gestire personale fra il lavoretto o il contratto dell'articolo 18, deve essere, è la complessità forma. Oggi se uno gira Italia trova delle medie imprese belle, funzionali, che non hanno alcuna voglia di diventare grandi ma non hanno più neppure voglia di restare lì. E la stessa cosa avviene nella realtà urbana. Oggi prestare voglia non funziona. Per un semplice motivo che il borgo non ha praticamente il senso del flusso. Il mondo moderno è fatto di flussi. Il mondo moderno è fatto di flussi finanziari, di flussi di comunicazione, di flussi di imprese, di flussi di prodotto, di flussi di idee, di cultura, di valori. Se non c'è una struttura capace di gestire, alimentare, filtrare, portare avanti questi flussi, non c'è convivenza collettiva. E questa convivenza collettiva può diventare una media città, come nell'impresa c'è la media impresa, una media città capace di gestire il flusso, come la media impresa gestisce il flusso dell'esportazione o il flusso dell'innovazione tecnologica o la modifica dei flussi di approvvigionamento dei prodotti. Bisogna saper fare una città più grande, ma una città di flussi, una città che sa regolare, una città che capisca i flussi, non soltanto che faccia tanta più popolazione e con tanta più popolazione fa tanta più capacità di assorbire i flussi, di essere prodotto. Bisogna trovare questa, bisogna avere la responsabilità non tanto di gestire la fase puramente amministrativa e politica, e giustamente politica, di dire allora questi sono i comuni 2, 3, 4, 5, domani 6, 7 o due città insieme, ma questa cosa su quali flussi, su quali culture di flusso ci giochiamo in una società, lo ripeto e poi finisco, che diventa invece sempre più individuale, in cui il flusso molto spesso ce lo gestiamo da soli, il flusso finanziario noi ce lo gestiamo manco che andando in banca, quindi non c'è bisogno neppure che ci sia un ufficio postale, un ufficio bancario in città. Il flusso comunicativo basta, non dico più la lettura del giornale, ma basta il televisore o il giocare sul televisore per conoscere i flussi di comunicazione. Quindi